passato, presente e futuro, ma per capire meglio che cosa fa il Garante e quali sono gli scenari futuri, io chiamo il professor Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali. Prego, professore. Cioè, vabbè, un audience così, devo dire, io me lo porterei a casa, devo dire, fantastico. Allora, professore, a lei un compito importante, perché io, risentendo un po' i discorsi che faceva anche Rodotà, l'abbiamo visto, no? Il primo presidente dal 1999, quando lui è stato eletto presidente, e definiva la privacy, il garante della privacy, un'autorità di frontiera. Mi ha molto incuriosito questo termine. Cosa voleva dire come autorità di frontiera? Innanzitutto benvenuto e ben a tutti voi. E quando discorriamo di frontiera nella narrativa occidentale si fa ricorso ad un significato di simbolo, ma di sfida innanzitutto, e anche di incontro con l'altro da sé. Dunque, al contrario del non luogo, dell'isola che non c'è. Viceversa, qui ci troviamo in presenza di una ibridazione, di un transito, vale a dire, si arriva ad un esito di un percorso lungo. E quindi prima di affrontare queste terre incognite, ci si confronta con l'altro da sé, cercando di capire le diversità. E allora è proprio il compito dell'authority che si afferma come una struttura non statica, ma dinamica, attenta alle nuove tecnologie. E allora la missione è quella di rendere questa frontiera non come, permettetemi il termine, come limes, cioè di un confine rigido che porta alla esclusione degli altri, ma piuttosto come un limen, una soglia, un contatto, una unione, un ponte con gli altri. Beh, bellissima questa definizione che devo dire varrebbe per molti altri casi anche dell'attualità. Però allora il vostro nome è appunto l'autorità per proteggere i dati, proprio lo dice nel vostro nome dell'authority, no? I dati, perché è così importante proteggere questi dati sin da giovani, sin da quando si è della vostra età, insomma? Guardi, la datificazione della società ha comportato il fatto che i nostri dati sono innanzitutto un prezioso frammento di noi stessi, della nostra libertà. E allora bisogna stare attenti soprattutto nell'accessione degli stessi perché possono andare ad alimentare, come chiamarlo, un pedinamento digitale, l'avete visto, una profilazione invasiva, pervasiva. E allora soprattutto nei confronti dei ragazzi, ma il discorso, l'esortazione vale per tutti noi, bisogna stare attenti, avere consapevolezza dei propri dati e dell'accessione che se ne può fare con i rischi eventuali che si possono avere al riguardo. Come si può ovviare a questo grosso rischio? Con una formazione perenne, progressiva, una sorta di paideia, cioè ad avere consapevolezza nell'uso degli strumenti, delle nuove tecnologie. E proprio per questo oggi siamo qui con voi. Vedete, non a caso, noi abbiamo sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo con la RAI, quindi tra l'autorità e la RAI, perché la collaborazione di questo strumento formidabile di diffusione di cultura possa aiutare tutti quanti noi e innanzitutto i giovani ad avere questa consapevolezza nell'uso delle tecnologie. Quindi importante il ruolo del servizio pubblico, quindi in questo caso questo accordo molto Certo. importante che è stato siglato da poco, come diceva lei, professore, e ovviamente anche della scuola, quindi del corpo accademico, so che molti di voi appunto sono presenti e quindi coscienti del tipo di problema, perché altrimenti non sareste qua. Ecco, se lei dovesse dare un consiglio ai giovani che sono qua presenti oggi.
consiglio. Una esortazione, più che un consiglio. Vedete, gli nuovi strumenti, le nuove tecnologie possono essere cose che siano nostre alleate oppure nostre avversarie. Dipende dall'uso e dalla intelligenza consapevole con cui noi le adoperiamo. Insomma, bisogna far sì che non diventiamo schiavi della connessione 24 ore su 24, perché la nostra finalità è quella di dominare lo strumento tecnico, ma non di esserne dominati. Soprattutto allorquando vedete una cessione di un proprio dato, ma che può essere anche una foto, una parola, possono determinare rischi enormi. Mi riferisco al revenge porn, al cyberbullismo e così via. E dunque l'attenzione in queste ipotesi verso gli altri, ma anche verso se stessi, significa non affidare alla rete un'immagine, un'espressione di cui poi noi ci pentiremmo, perché siamo stati, per dir così, fotografati in quel momento e in futuro ci potremmo pentire di aver postato quella foto, quell'espressione, quel giudizio nell'ambito della rete. Ancora una volta, quindi, una maggiore consapevolezza nell'uso di queste tecnologie, che sono estremamente importanti per tanti versi, con tanti aiuti, ma sono sempre, ricordiamolo, strumentali, perché la centralità è quella dell'uomo, della persona umana. Professore, io la ringrazio. Approfondiremo queste tematiche durante la mattinata e noi ci rivediamo sicuramente più tardi. Grazie al presidente Sanzione.